quanto fa caldo, a sé. Però c'è una cosa che è peggio del caldo, secondo me. Certo. La solitudine. Ah, che brutta cosa la solitudine. E ci sono purtroppo tanti anziani che vivono questo dramma della solitudine, della... Non me ne parlare. Tu sei anziano, allora dimmi se sei anziano o non sei anziano, perché sono non ho capito. Sono anziano e vivo da solo. E vivi da solo. Quindi non sei anziano abbastanza da sentire il caldo e la solitudine. No, no. Però ce ne sono tanti, nella città di Bari sono tantissimi, vengono istituiti dei piani di emergenza proprio per questi periodi particolari in funzione del gran caldo, ci sono dei numeri da chiamare per avere un po' di compagnia, ma non tutti sanno come fare, non tutti hanno la possibilità di farlo. E allora siamo stati colpiti dalla storia di Andrea. Andrea è un ragazzo barese che un giorno rientra a casa, siamo al quartiere San Pasquale di Bari, e nota questo signore che cammina a malapena. Che cosa fai, Andrea? Niente, l'ho visto che stava praticamente in mezzo alla strada, stava attraversando, l'ho guardato per un minutino e ho detto no, lo devo aiutare per forza, non può tornare a casa così da solo. A differenza di tanti altri che invece in quel momento passavano e lo guardavano camminare in quel modo. Quindi lo fermi, ti presenti. Gli chiedo, vuoi una mano maestro, vuoi una mano? Mi allunga un braccio come a dirmi sì, allora mi prendo sotto braccetto, comincio a dargli una mano e gli faccio domande, dove abiti, che ci fai da solo? Però non risponde. Dopo tante volte che gli chiedo dove abiti, capisco che abitava da queste zone. E capisce anche che non sente molto. Che non sente bene, non capisce bene. E all'inizio nemmeno gli credevo, perché non sembrava stesse molto lucido, diciamo, fosse lucido. Però per fortuna abitava qui a 20 metri, dopo 20 minuti, dato le sue situazioni fisiche, ci abbiamo messo parecchi minuti per farci 20 metri, gli apro la porta, lo accompagno dentro casa e dentro casa era praticamente pieno di immondizia, merendine, bucce di pesche, pane, di tutto e di più. Tant'è che mosso a compassione per la vita di quest'uomo, dai una mezza pulita. Trovo la scopa e gli do una mezza pulita, perché io non vorrei sinceramente che né mio padre ma nemmeno uno sconosciuto vivesse in queste situazioni. E questo ti fa onore, te lo dico perché sai che affrontiamo spesso queste tematiche e devo dire la verità, è la prima volta che ci chiama uno sconosciuto e non un vicino di casa e non un parente, quindi ti fa onore, te lo dico con tutto il cuore. Tu a quel punto ci interessi per capire se è possibile fare qualcosa per questo signore che si chiama Giuseppe e che noi adesso vi presentiamo, vi facciamo conoscere, anche perché abbiamo capito, ma non abbiamo capito bene, se nel frattempo, proprio per l'intervento di un vicino di casa, siano venuti i servizi sociali, gli assistenti sociali, a cercare di capire qual è la situazione. Ma questo, al netto di tutto, è anche un modo per farvi comprendere come la solitudine, la povertà e il bisogno siano davvero dietro la porta delle vostre case. Quindi prestate attenzione, perché per quel solito adagio che prima o poi potreste averne bisogno anche voi, che tutti quanti siamo sotto il cielo e che magari una mano tesa può essere d'aiuto a tutti quanti. Questa è la storia di Giuseppe. Tutto bene? Io? Te lo ricordi il ragazzo che ti ha aiutato l'altro giorno? Stai bene? Siccome ti ha visto in difficoltà, difficile a camminare. Ti ricordi che ti ho aiutato l'altro giorno? Stavi tornando a casa? Oh, wow. Te ne stai andando adesso? Un po'. A fare un giro? Piazzo. Sei da solo, no? Quanti anni hai? Io? 65. 65. E non hai nessuno tu? Oh, no. Sei solo, non hai figli, fratelli, sorelle? No. Ognuno ha fatto la sua strada, ognuno sa. Ma qualcuno viene qualche volta a chiederti come stai, se hai bisogno di qualcosa? Sì. E chi viene? Amici, e i signori del palazzo ti aiutano? Non sto mai. Non stai mai qua? Ma come vivi tu? C'hai una pensione tu? C'hai una pensione tu? Come vivi tu? Riesci a... 600 euro al mese. 600 euro al mese? Ma tu paghi l'affitto qui? Sì. Quanto paghi? 250 euro. E cosa è? Le bollette. Le paghi le bollette? Ce l'hai la luce? Bolletto. Dico, ce l'hai la luce, l'acqua, il gas?
Ce l'hai? No, la paga il padrone. L'acqua la paga il padrone. A fare le pulizie, a pulire a terra, chi viene? No. Chi viene a pulire? Cioè qualcuno che viene a farti le pulizie? Si sente un cattivo odore, si sente un po' di puzza. Dico, si sente un po' di puzza, di pipì. Ogni tanto viene tua sorella. E quando te ne vai a fare la passeggiata, dove te ne vai? Dove te ne vai quando vai a fare la passeggiata? A passeggiata. E amici, ma dove? Qui nel quartiere o te ne vai verso il mare? No, Poggio Franco. A Poggio Franco vai. No, no, Non c'è nessuno. No. E come vai con il pullman? Il pullman. Che numero prendi? Non paghi niente. In volo. E quanto che pullman prendi? Che numero prendi? Il 21, dalla stazione prendi il pullman, ho capito. E ti fermi fino a stasera a Poggio Franco. Ma per strada o a casa di amici? No, parenti. Ai parenti? In volo, Sì, lo so che non paghi niente, ma dove ti fermi? A casa di qualcuno vai o stai in mezzo alla strada con gli amici? No. In mezzo alla strada? Dico, stai in mezzo alla strada con gli amici o vai a casa di qualcuno? No, sembra in mezzo alla strada? Che vai a vedere, tutta la testa sono rotta là, io porto a casa, siccome che quel poveretto mi serve un sacco. Sono molto felice per te. Guarda, grazie. Guarda, guarda qua, come stai? Tu è la puzza. Mi fai le congratulazioni. Ma sempre acceso. Sei molto entusiasta della testa. Ma entusiasta. No, non è sporco, guarda. No. Ma i servizi sociali ti conoscono? I servizi sociali vengono da te? I servizi sociali? Te ne devi andare di qua. E dove devi andare, lo sai? Non so, a Bari. Sempre a Bari. Di che anno sei? Del 1954. E quindi non hai 65, se sei del 54 hai 70 anni, non 65. Lo so che la testa non gioca bene, Giuseppe, lo so. Quindi 70 anni, del 54 sei tu. E questi quanti sono? Quindi vedi bene. Due, bravo, vedi bene. Meno male. Tu hai bisogno di qualcosa. Cosa ti manca? Da mangiare. No. Da mangiare pure ti manca? Cosa devi mangiare oggi? Cosa devi mangiare oggi? Oggi io vado a mia sorella. Vai a tua sorella a mangiare? Con l'autobus. Quindi vai a casa sua a mangiare oggi? È vicino, okay. Al policlinico. E a Ferragosto che devi fare? Che devi fare a Ferragosto? Tu che devi fare? Devi trovare un'altra femmina tu. Per fare compagnia. Ho dei soldi. E non so così.
E non hai paura di cadere, Giuseppe? Giuseppe? Non hai paura di cadere? Non sento. Quindi mi stai vicino. Giuseppe, non hai paura di cadere? Non hai paura di cadere? Ho visto che cammini con difficoltà, giusto? Ma hai un bastone, hai una stampella, un bastone? No. Non ce l'hai? Lo vorresti? Ti aiuterebbe se avessi un bastone, una stampella per poter camminare? Ti aiuterebbe ad avere un bastone, una stampella, così ti puoi mantenere? E mo te lo procuriamo. Ma tu stai uscendo? Io no, alla sette. Ma tu stai andando via adesso? Ci accompagni al portone, vieni, accompagnaci al portone. Io non so come fa ad uscire da solo, dove se ne va da solo? E mo stai uscendo, Giuseppe? Dove stai andando? Francesca, buongiorno, chiedo scusa se ti disturbo. Volevo sapere se un certo punto Giuseppe del 54 che abita in affitto in via Principessa Yolanda fosse una persona nota ai servizi sociali. Giuseppe, ma tu adesso dove stai andando? Giuseppe, dove stai andando tu adesso? A Poggiofranco vai adesso? Vai a Poggiofranco adesso? Piano piano vai a Poggiofranco. Hai chiuso la porta? Ok. Non c'è, vabbè, lo so che non c'è niente, cosa devono prendere? Quindi comunque te ne vai a Poggiofranco adesso. Te ne vai a Poggiofranco adesso. Con calma, piano piano. Non hai avuto mai niente. Cosa hai fatto? La domanda? La domanda per che cosa? Scusami, ma io non ho la... la domanda per la casa popolare, ma non l'hai mai avuta. Lo so. Non è facile averla. Non è facile. Ma tu cosa hai fatto da giovane? Avevi un lavoro? Cosa facevi da giovane? Avevi un lavoro? Che facevi? Io? Facevi pavimenti. Lavavi i pavimenti? Le pulizie facevi? Ah, il lucidatore, ho capito. E prendi 600 euro di pensione. Quanti anni hai lavorato? 7 anni hai lavorato? Ho 7 anni. Va bene. E mo così te ne vai a Poggiofranco tu? Piano piano. Che devi stare a fare qua, giustamente? Però fai attenzione, però fai attenzione, fai attenzione. Piano piano. Appoggiati. Ok. Va bene. Io ti vengo a vedere se riesco a procurarti un girello. Ok, così ti può aiutare a camminare. Va bene? Quello con le ruote, col freno, che tu lo spingi e ti aiuta a camminare. Ok? E ti puoi mantenere. Qua, vengo qua, ok? Tu non hai un cellulare, non hai un telefonino. Non hai un telefonino. Ce l'hai il telefonino? È vecchio. È vecchio, non funziona. Vabbè. Come c'è? A 6 anni. Mia sorella. Tua sorella c'ha 76 anni. Ogni tanto viene qua, quindi è lei che ti dà una pulita ogni tanto, la sorella. Ma è me, è mezza scena. Vabbè, non si dice così della sorella, Va bene. Quindi ci vediamo in questi giorni, ti vengo a portare il girello, va bene? Buona passeggiata. Buona passeggiata.
E quando torni? Stasera? Le sette. Va bene. Con questo caldo per la strada, ma mica è l'unico. Ah no, c'è cioè, guarda, soltanto. Veramente, anziché stare a casa, chiusi al fresco, se ne vanno in giro. Io adesso è il primo giorno di te, io esco la mattina intorno, quindi so okay. Ben poco. Ok. Però la situazione è brutta. La situazione è brutta, ma viene la sorella a dare una mano? Sì. La sorella è presente. Una cosa è certa, qualunque sia il destino burocratico di Giuseppe, come ci hanno detto alcuni vicini, non può certamente più vivere da solo perché non è in grado di badare a se stesso. Quindi ci informeremo per comprendere meglio, forse anche un po' accelerare, i tempi per una sistemazione più dignitosa. Abbiamo avuto conferma del fatto che la sorella più grande di lui venga ogni tanto a dargli una mano, ma questo certamente non è sufficiente.